tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale del nostro nuovo video, come al solito. Io sono Gabri. Io Birillo. Oggi andremo a farvi vedere il nostro atomizzatore. Vai Birillo, esponicelo. Allora, l'atomizzatore del momento, il Berserker MTL RDA, una bomba, un dripperino da guancia con tante possibilità di regolazioni dell'aria, del flusso dell'aria, sia da dripper e c'è anche il pin da mettere in BF. Ora l'andiamo a fare vedere da vicino, a tirare qualche conclusione su questo atomizzatore da guancia. Eccoci qua, ora a fare vedere da vicino il prodotto, il Berserker MTL RDA. Andiamo a aprire la scatola e a fare vedere tutte le sue part che ha all'interno. Allora, queste sono da mettere qui, che sono la regolazione del flusso dell'aria. Questa barretta qui serve per la regolazione della coil all'interno della tank. È un drip tip di ricambio in ultra. Allora, due anelli estetici, uno da 24 e uno da 22, e il dripperino, che io ci ho già cambiato in precedenza il drip tip. Questo è il flusso dell'aria. Ora lo vado a mettere sulla box, lo apro per farvi vedere com'è questo dripperino. Lo monteremo sulla VT box mettendoci l'anello estetico da 22. Allora, l'abbiamo messo già col pin BF. Ok, lo vado ad aprire. Abbiamo montato la resistenza che era all'interno della scatola. Dentro la scatola c'è un volantino di originalità, il manuale di istruzioni, una chiavetta, un cacciavitino e degli o-ring di ricambio e un altro o-ring piccolino. Allora, facciamo vedere ora com'è il flusso dell'aria. Allora, col cacciavitino vado a spingere fuori questa barretta. Questa barretta, in base ai gusti delle persone, in base al tiro, come lo vogliono più aperto, queste sono le barrette con i diversi fori dell'aria, che guardiamo, questi qua sono tutti centrati. Ho visto in altri video che qualcuno era spostato più di lato, invece questi sono tutti al centro della torretta. Vanno, la torretta è una torretta stile Kaifun, single coil, si fa la sua resistenza. All'interno ce ne sono due di nickel cromo, sono 5 spire sulla punta da 2,5, twistato, una bella fused coil. Si può cambiare o questo in base al tiro che uno ha. Si posiziona la barrettina per scegliersi il tiro e poi si va a mettere sopra il dripper, che anche il dripper ha tante tipologie di tiro in base al gusto delle persone. Uno può avere un po' il tiretto più piccolo, col flusso dell'aria magari un pochino più grosso, o se no si può fare un tiro medio con la barretta con tre forellini. Ora andiamo a fare una prova di svapo e a tirare qualche conclusione a questo atomizzatore BF. Eccoci tornati per le conclusioni finali. Ricordiamo che il dripper l'abbiamo preso da Svapo Caffè a Marina di Carrara, Molliciara e La Spezia, andatelo a trovare. Ora che sono usciti questi dripperini andranno a ruba, che tutti vogliono questo Berserker MTL RDA. Allora, andiamo a fare una prova di svapo. Vai Gabri, sempre con il Kentucky per un tiro di guancia. Vai Gabri. Fischia un pochino, sembra un po' fischiettino. Sì. Però mi piace un botto, ha un hit devastante. L'hit si sente bene. Poi ci abbiamo messo la fused che laptop che ci sono dietro. A me piace. Allora, se fai il tiro un po' più lungo, scalda. Scalda. Sì. Ho provato a farci tante resistenze al suo interno, 28 gauge, 26, tutti i tipi immaginabili, scalda. Anche se va il basso di wattaggio,
non riesce a farlo scaldare, deve andare su 18, 20, 24 in base alla resistenza che ci fai. Se fai il tiro un pochino più lungo, fuoco. Allora devi fare il tiretto corto, fai il tiretto corto e vai perfetto, e vai perfetto perché c'ha un hit forte, è un dripperino da tabaccosi, secondo me molto meglio che remolosi, va bene per i tabaccosi. Sì. Ti gestisci col flusso dell'aria il tiro come lo vuoi. Sì, con queste basette qua. C'è la possibilità di metterci il drip tip 510, si tira via il dissipatore con, perché il drip tip superiore è a vite, si avvita. Il drip tip di sotto dove c'è il dissipatore e c'è l'attacco 510. Ci si può attaccare un altro drip tip un po' più lungo, provare piacimento. Magari a piacimento, magari che c'è il tiro un pochino più lo raffredda. Sì. Noi lo proviamo con la configurazione che ci viene data dalla scatola e funziona abbastanza bene. Sì. Se piace sentire il gusto deciso e se qualcuno mette un pochino di nicotina nel liquido, è perfetto. Mezzo, lo consigliamo. Lo consigliamo. Un bel dripperino ci sta anche bene sopra alla VT Box. Dalla taverna dello swap è tutto. Se il video vi è piaciuto lasciate il like e iscrivetevi al canale. Ricordatevi che abbiamo la pagina su Facebook e su Instagram. Veniteci a seguire, vi aspettiamo. Ciao!